Promozione B al campo 25 aprile. Il Baiardo incontra il San Cipriano, neroverdi primi in classifica che cercheranno di consolidare la testa della classifica ai danni del San Cipriano, distante 9 punti e primo degli esclusi dalla zona playoff, in una classifica che rischia di allungarsi pericolosamente per i biancoazzurri dopo questo match. Prima occasione al ventesimo. Provenzano, al limite dell'area avversaria, tenta il tiro a giro, sfera che impatta i guanti di Scala e finisce in angolo. Mancano 10 minuti dalla fine del primo tempo, palla pericolosissima, traversone raso terra in aria, ci sono due giocatori in aria, il più vicino alla palla è Merialdo che la sfiora solamente, non riuscendo a deviarla in porta, pareggio che persiste. Partita che sembra segnata per il duplice fischio quando il Baiardo affonda il colpo, cross vicino alla bandierina di Briozzo che trova la deviazione di Angotti che beffa il portiere sul primo palo, marcatura nei minuti di recupero che punisce gli ospiti distratti nel finale del primo tempo. Baiardo subito in avanti con Provenzano che entra in area dalla fascia e viene buttato giù, rigore fischiato di cui si incarica Mossetti, tiro deciso che spiazza l'estremo difensore, palla angolato quanto basta e vantaggio che raddoppia per gli ospitanti. Occasione clamorosa per accorciare le distanze del San Cipriano, sfera che sfila nell'area del Baiardo e che arriva sulla testa di Raiola che deve solo appoggiare a porta vuota, l'incornata è però imprecisa e solvola il palo più alto, occasione sfumata. Occasione al 60° per chiudere definitivamente la gara, tiro da fuori area di Mossetti indirizzato verso il 7, angolo dei pali solo sfiorato. Partita che invece si riapre su calcio d'angolo, pallone che finisce nel mucchio da cui spunta il neoentrato Duman, completamente smarcato, che riesce a insaccare, 2-1. Intervento dubbio a pochi minuti dalla fine, l'arbitro è lì a due passi e non concede un rigore che sarebbe potuto valere il pareggio. Con l'ausilio del replay possiamo avere un'idea più chiara. Finisce qui il match. Finisce 2-1 al 25 aprile, Baiardo che soffre fino alla fine ma che porta a casa i 3 punti e tiene stabilmente la testa della classifica.